Isola dei Famosi 2024, naufrago racconta il suo vissuto drammatico. Sono scappato dalla guerra in Ucraina. Commozione in studio. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi, rivoluzionata sotto diversi aspetti, non ha avuto un debutto eclatante. La conduzione di Vladimir Luxuria, coadiuvata dall'inviata Eleonora Casalegno, dagli opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese, fatica ad imporsi nel palinsesto TV. Secondo alcuni rumors, il reality potrebbe anche essere chiuso anticipatamente se gli ascolti non crescono. L'Isola 2024 è giunta alla terza puntata e in questi giorni non sono mancate le liti e i colpi di scena, come i momenti di commozione. Com'è successo per il Grande Fratello anche per l'Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi ha chiesto maggiori contenuti e meno trash, consigliando agli autori del reality di puntare sulle narrazioni personali dei singoli naufraghi. Richiesta che ha trovato la sua piena attuazione nel racconto, decisamente personale, di uno dei concorrenti. Durante la diretta di ieri, il naufrago ha ricordato alcuni momenti concitati del suo recente vissuto, legati alla guerra in Ucraina. Un'esperienza che ha segnato la sua famiglia costretta a scappare dalla propria terra. Arthur Dainese, modello, durante uno dei tanti confessionali ha raccontato che a causa della guerra è scappato dall'Ucraina e ha fatto di tutto per portare con sé la mamma e la nonna. Isola dei Famosi, Arthur Dainese provato dalla guerra. Il modello ricorda perfettamente quei brutti momenti e non ha nascosto l'indignazione nei confronti di chi provoca le ostilità, ma non si preoccupa di andare in prima linea. Chi decide di scatenare una guerra dovrebbe schierarsi in trincea e invece così non avviene, dato che i grandi capi d'azienda non muovono un dito se non con secondi fini. Maltese ha anche raccontato alcuni dettagli della sua infanzia. Il padre assente e la mamma non eccessivamente affettuosa. Poi, quando è scoppiata la guerra, si è sentito responsabile per la sua famiglia, per questo ha cercato di fargli lasciare l'Ucraina e metterli in salvo. Ad elogiare le doti del naufrago, la madre, presente in studio, è dolce. Per la nostra famiglia, un uomo e lui si preoccupa sempre per noi. I primi giorni in Honduras non sono stati facili per Dainese. Il modello ha avuto problemi a relazionarsi, tanto che è stato definito freddo e scostante. In seguito è riuscito a fare amicizia e a farsi conoscere meglio dai compagni di avventura e ora le cose vanno meglio. Dainese vuole godersi l'esperienza appieno e spera di poter farsi notare nel contesto TV.